serve di domande a qualcuno di loro e o anche brevi interventi, massimo 3-5 minuti chi vuol fare un intervento. Vai Francesco. Dunque, ascoltarvi mi ha arricchito molto, perché ho visto che avete trovato modi nuovi per combattere il mondo. Non vi siete accontentati di quello che vi dava già la società, degli strumenti, qualcuno ha anche combattuto, diciamo, dentro di sé contro le istituzioni che non gli davano l'autonomia di cui aveva bisogno. Ecco, oggi io sento il messaggio di Gesù a tutti voi e anche a me, è di dare veramente un colpo di reni forte alla storia, cioè voltare pagina completamente. Voi mi sembrate simili ai 24 anziani dell'Apocalisse, no? Che stanno intorno al trono dell'agnello, no? E se come loro vorrete gettare le vostre corone verso questo trono e fare quello che Gesù vi dice, cioè staccarvi completamente dalla società, facciamo un'altra società in cui non ci sono più il vincolo delle istituzioni, in cui si può rifondare da capo qualche cosa che altrimenti, anche secondo questi bilanci di giustizia, è un corpo morto. Invece di cercare di risanare un pezzettino del cadavere, lasciare il cadavere e fare un nuovo corpo. Questo è oggi il messaggio di Gesù, di questo sono convinto. Grazie. Grazie. Domande, interventi. Domande. Vieni. Gabriella. Sì. Non mi fa alzare, no. Mi devo alzare. No, ho la voce, voce alta. Voce. La voce alta. Morena prima ci ha detto che ci sono stati dei momenti di crisi, eccetera, legati alla mancanza di fiducia e anche momenti in cui appunto la fiducia è entrata. Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, quali sono stati, che cos'è che può determinare una crisi all'interno di una comunità come la nostra? E la seconda domanda è, questo atteggiamento mentale è anche all'esterno, in ambito lavorativo piuttosto che, oppure qualche cosa che poi rimane chiusa nella comunità? Grazie Gabriella. Sì. Vediamo se c'è una terza domanda, almeno poi si fa un primo giro. No, su questo devo sapere, quando c'è stato l'incendio, gli esterni in che modo vi hanno aiutato? Cioè la sinergia con il territorio. Vai, tre domande. Questo funziona? Si sente? Così almeno abbiamo due microfoni. Va bene? Si sente bene? Allora, mi hai chiesto tu, sì, esempi di crisi, esempi di dove la fiducia aiuta. Allora, è una cosa veramente che sta nel quotidiano. L'esempio che facevo prima, banale, della macchina parcheggiata, ma in fondo sono questi le cose che dove veramente si vede e si concretizza l'assenza o la ricchezza del darsi fiducia e dell'accompagnarsi. L'aspetto economico, l'aspetto dei soldi è un'altra cosa che spesso la cassa comune prevede l'assegno in bianco, cioè tutti gli stipendi, tutte le entrate della comunità vanno in un conto e all'inizio del mese il presidente firma 6 assegni in bianco, li dà alle famiglie, la famiglia preleva e usa quei soldi come vuole per il mese. Allora, tutto questo potrebbe portare a grandi e porta, cioè, se non è vissuto nella totale trasparenza della fiducia dell'uno degli altri, può portare a problemi. Abbiamo delle spese comuni, no? Allora lì per esempio si dà una decisione, si deve fare cambiare la caldaia, a questo punto il mandato, decidiamo insieme che si cambia la caldaia, poi a questo punto si dà mandato a uno o due della comunità di farlo questa cosa. E a questo punto nessuno interviene sul preventivo, su quanto spendere, quanto non spendere, lo fanno, punto. Anche se io l'avrei fatto in maniera diversa. Ecco, allora quando invece nasce il problema? Quando comincio a settorializzare, quando comincio a dire non è soltanto io metto nella cassa comune, metto nella comunità una parte di me.
però mi tengo degli sconti, per cui metto tutti i soldi ma mi faccio ma tengo una riserva. Mi gioco completamente con l'altro, però in fondo magari mi tengo degli spazi dove non sono mica così sicuro che. Però quando non ti giochi al 100%, quando non metti tutto te stesso, allora possono nascere dei problemi dovuti al fatto che mi faccio uno sconto. E quindi la fiducia viene meno, perché quando metto meno del 100% comincio a aver bisogno del controllo. Comincio a aver bisogno di sapere quello che l'altro fa della mia fiducia. Che vuol dire anche banalmente dell'educazione dei figli. Anni fa c'era l'epoca dei Pokémon, non so se vi ricordate, chi ha figli più o meno, esatto, no? Allora ogni famiglia aveva il suo stile, no? Noi dicevamo no, sono una scemenza, assolutamente, una volta alla settimana si vedono i Pokémon. Peccato che la famiglia di fianco invece aveva un'idea diversa, perché i miei figli uscivano da casa mia e andavano a vedere la tele dall'altra parte. Ok, allora questo è un esempio che avrebbe... è banale, però poteva portare a adesso dobbiamo fare una condivisione sullo stile educativo e per favore mettiamoci d'accordo su e regolamentiamo l'accesso ai Pokémon dei nostri figli. Poteva diventare un disastro, no? Allora ecco dove entra la fiducia di fare il proprio meglio e dell'accompagnarsi. Facciamo un passo indietro, scremiamo, allora gli altri che sapevano della nostra idea cercavano di limitare anche loro un pochino, noi ci siamo detti vabbè, ma insomma scremiamo, andiamo un po' al nocciolo, non è a casa nostra. Cos'è che è veramente importante? No, ecco, gli esempi sono talmente tanti perché passano veramente dalla quotidianità di ogni gesto, no? Del salutarsi alla mattina e quello mi guarda in cagnesco e non mi saluta. Oppure mi risponde malissimo ad una cosa che chiedo, magari una cosa. Ci si risponde malissimo, boh, allora è lì, no, momento, non è che ce l'ha con me, è perché, chissà che cavolo. Allora poi pian piano si recupera e chiedi perché. Il giorno dopo l'incendio, lì si è vista la fiducia spesa in tanti anni, dopo 20 anni di porta aperta, il cortile di Villa Pizzone era pieno di gente, dal quartiere, da amici, che si sporcavano le mani portando via cose, e fino a chi ha dato anche tanto denaro per aiutarci a comprare container nel quale abbiamo vissuto per gli anni della ricostruzione, eccetera, eccetera. Questo veramente ci faceva venire in mente il donare senza riserve, che poi ti ritorna al centuplo di il Vangelo di memoria. Io sono malissimo preparata, però questo concetto del dare gratuitamente che poi ti ritorna col cielo, non l'abbiamo sperimentato. Grazie. Allora, scusa, posso fare una domanda? Sì, approfitto. Mi approfitto perché mi interessa molto questo discorso. Una delle grosse paure che abbiamo noi in un'associazione è quella di diventare troppo grossi. È una grossa paura, perché nel momento in cui si diventa grossi si perde questa dimensione molto bella del mi posso fidare di te, perché nella domesticità, nella quotidianità c'è una relazione che non può essere, non può esistere quando si è grossi, prima cosa. Seconda cosa, voi mi parlate di, hai fatto un esempio molto bello prima quando dicevi un conto è l'amicizia e un conto è restare fratelli, ecco, sono due cose diverse. Io credo, quando lei diceva io non, con questa, alcune persone della casa della comunità non andrei a mangiare la pizza perché non c'è feeling, non c'è, ecco, allora il feeling è un'altra cosa che mi interessa, ecco. Pensavo a come noi ad esempio abbiamo sottolineato la sovranità di ogni casa, perché ci sembra molto importante che tanto più sono caratterizzate le esperienze, tanto sono più particolari, dense, robuste, tanto più hanno bisogno di uno spazio vitale sufficientemente largo e un'autonomia sufficientemente provata. Non so se sarei capace di vivere in comunità, anche se abbiamo vissuto tanti anni in comunità.
Mi fa piacere che ci sia qualcuno che ci dice. Grazie. Volevo sentire anche gli amici di Vicenza. Intanto mi chiamo Cristiano, no, sì, noi in realtà siamo qua per caso, perché l'idea era quella di venire a trovare degli amici fiorentini, Francesco e Serena, che avevano questo impegno, per cui ci hanno portato con loro. No, un po' la realtà, io la conoscevo già perché io lavoro a Vicenza su una cooperativa sociale che si occupa di ambiente. Invece mia moglie lavora su una realtà simile al tuo, mi pare, le case, quindi su una cooperativa che si occupa di accoglienza e inserimento in casa, una casa famiglia di minori. No, per cui gli argomenti sono vicini, poi vabbè, conosciamo Patrizia, la sua esperienza e Elisabetta. Quello che mi viene da dire, ecco, sulla fiducia c'è molto da lavorare, insomma, ecco, noi ad esempio la cooperativa dove sono io ha il problema dell'ingrossamento, come dicevi tu, per cui questa cosa della fiducia quando ti allarghi, quando diventi grande, è un problema. Come un problema anche perdere, come dire, gli obiettivi per cui, che ti eri posto magari all'inizio. Per cui come risolvi le questioni dei Pokémon, come risolvi le questioni, come dire, legate alla condizione giornaliera del lavoro, piuttosto delle relazioni che ci sono. Quando sei in pochi, il meccanismo è di un tipo, quando sei in molti invece già trovare altri meccanismi, come dire, no? Ecco, per cui la sfida, però e pongo la domanda anche a voi, che un po' sentendovi è: vogliamo diventare grandi e quando diventiamo grandi come facciamo a impostare, come dire, questi ragionamenti intorno alla fiducia, come dire, ad essere fratelli, come dici tu? Ecco, io non lo so, però credo sia complicato. Così, insomma, ecco, sono contento di essere qua con voi perché vedo che ci sono realtà, come dire, come la nostra, in Italia, come dire, che si muovono, che si esercitano, insomma, in questi affari, in queste cose. E mi fa bene a noi, che appunto arriviamo dal Veneto, e a respirare quest'aria, insomma, per cui vi ringrazio. Grazie. Noi vi ringraziamo di averci stato ospitando in questa bellissima posto, questa bellissima persona. Noi siamo in realtà, noi ci chiamiamo Monastero Viaggiante, perché ogni tanto partiamo in 3, 4, 5 uomini e lasciamo a casa le donne e i bambini che fanno altre cose belle anche loro. E andiamo a visitare, a vedere, siamo stati a Barbiana ieri, siamo tornati dopo anni a Barbiana e poi c'era questo incontro ed è anni che stiamo provando a partecipare agli incontri di ACF nazionali, cioè, poi per un motivo o per l'altro non ce l'abbiamo fatta mai, anche se abbiamo visitato Castellazzo, se abbiamo parlato con Bruno Volpi, insomma questa cosa ci è molto vicina, anche perché noi stiamo cercando di costruire una comunità di famiglie con molte difficoltà, nel senso che comunque nel Veneto non c'è una cultura di dare incomodato delle case a dei laici che magari pensano delle cose diverse da quelle che pensa la Chiesa e quindi insomma le canoniche sono di solito lasciate cadere. Abbiamo provato per 3 anni, adesso stiamo cercando di comprare casa in 2 famiglie con l'idea comunque di condividere uno stile vicino, molto vicino a quello di ACF, per cui insomma ci sentiamo molto nutriti anche da questa vostra presenza, da questa vostra esperienza. Ma sulla fiducia, allora personalmente io lavoro nel sociale, lavoro con adolescenti peraltro, io coordino dei centri diurni per adolescenti. E sul tema della crescita, perché anche nella cooperativa nostra c'è
stata questa cosa. Io credo che i figli quando crescono diventano grandi, è tempo che vadano, è tempo che voglio dire, costruiscano altre famiglie. Costruendo altre famiglie si tenga il contatto con la famiglia di origine, ma che poi le cose vadano un po' per scelta, insomma, per cui sul fatto di diventare grandi bisogna cercare di lasciare spazio agli altri. E senza aver paura di dover necessariamente conservare un'identità, questo anche all'interno di strutture lavorative, essendo poi capaci di mediare, di condividere anche esperienze diverse. Questo è quello che mi viene da dire sul tema che si stava ripartendo adesso. Grazie. Grazie. E voi volevate tenervi nascosta sta roba? No, lo spunto. No, perché lui ci fa tutta la cosa. Il discorso è che io sono proprietario di un camper, chiamo degli amici e dico: io vado là, chi vuol venire? Ma sono io che decido lui. Non frega niente. Si fidano di te. Sì, a me piace il camper. Vabbè, lui è proprio il marketing che ti sei io, l'autista. Grazie davvero. Certo, venite. Mario, vieni. No, volevo... Però non ha risposto a una domanda, quella sia la fiducia è portata anche all'esterno, non so se... Cioè, o voce? Sì, sì, ora. Questo è al lavoro. Prego. Stefano e Emilia. Buongiorno a tutti, siamo due famiglie di qui della zona e... scusate, magari non è il momento più opportuno, però insomma abbiamo l'opportunità per presentarci e per il nostro progetto, abbiamo... Proprio nell'ambito della fiducia abbiamo detto abbiamo voglia di costruire una comunità e vista anche la situazione aspettiamo, siamo tutte e due le famiglie a aspettare il terzo bambino, ci sembrava il momento di cogliere, di non aspettare oltre a trovare una struttura e quindi abbiamo detto che comunque abbiamo fissato una data e abbiamo questo sogno di far partire un progetto di convivenza proprio anche seguendo lo stile di ACF. Quindi siamo qui a chiedervi qualsiasi suggerimento e qualsiasi idea ci potrebbe essere, appunto il nostro rapporto con la fiducia non solo fra di noi ma anche nella fiducia che riusciremo a trovare un posto per noi e quindi abbiamo già disdetto i nostri affitti e... Entro il 1° di marzo che è mettere una nostra. No, noi stiamo cercando qui in zona, abbiamo scritto un piccolo progetto che manderemo anche in rete in modo che avessero modo di darci aiuti per rendere più finito il tutto. Grazie. Grazie. Chiara, Susanna, Giuseppe, Alfredo c'è. Dov'è Alfredo? C'è Alfredo, vai. Vieni, vieni, no, prima c'è Marco. Vai Alfredo, vai. Vai Alfredo, vai. Ciao, sono Marta, sono di Roma. Vivo da 2 anni in una comunità di famiglie di Mondo Monte a Famiglia. Siamo la comunità di famiglie più a sud d'Italia, per il momento. Del Papa Gianni, sì. Mi interessava questa questione, cioè mi va di discutere, ecco. Tra l'altro ieri ci hanno invitato ad un convegno che si intitolava 2012, fine di un mondo, inizio del buon vivir. Sapete tutti che il 21 dicembre del 2012, a parte essere il compleanno di mio marito, è la è previsto la profezia Maya che finisca questo mondo. Allora c'è un'associazione, si chiama Sulla Strada, che lavora in Guatemala da anni, che ha organizzato questo convegno, e dicendo, partendo dal buon vivere, appunto, da questo senso di un altro modo di costruire società, che è quello poi degli indigeni latinoamericani e sudamericani, e quindi ha messo su questo convegno e ha chiamato una serie di realtà a raccontarsi. C'eravamo pure noi nel pomeriggio. È uscita fuori anche ieri questa domanda, cioè ci sono tante realtà micro che funzionano e che funzionano partendo da relazioni di fiducia, poi perché
e il mondo va a rotoli perché la polverina, cioè perché istituzionalmente queste cose non funzionano, che mi sembra un po' anche il tema di dire quando ci si ingrandisce come si fa a mantenere delle relazioni di fiducia all'interno di strutture dove la relazione personale viene meno. Allora, mi vengono in mente due cose, poi ecco, cioè, proprio aperta la questione, mi sembra un tema molto interessante, anche perché non so, anche sulla questione delle buone pratiche anni fa, invece in realtà riflettuto su questo, no? Cioè di dire dov'è che lo spirito e la regola, le relazioni in piccolo e invece poi un mondo grande, cioè come si fa a conservare l'identità passando di livelli. Dunque io ho la sensazione che se abbiamo un corpo fatto così, se abbiamo le mani che sono con 10 dita e non 25, cioè abbiamo delle capacità sanamente limitate di relazione, per cui oltre, non so, 15-20 persone la relazione diventa diversa, cioè diventa magari frontale, come magari un'assemblea così, piuttosto che le giornate mondiali della gioventù, credo ecco che lo spirito sia leggermente diverso nel modo in cui ci si può incontrare, e per cui il tipo di relazione di fiducia che io ho nello scambio con una persona quando mi guardo negli occhi, oltre un certo numero, secondo me è proprio costituzionalmente che non funziona. Dopodiché c'è un salto invece che attiene alla fede quasi, cioè alla fede nell'umanità. Non so, due anni fa siamo stati a un corso di Bittasi, che era il priore della comunità di La Pizione, che era stato spedito a Gerusalemme, e lui diceva se noi avessimo il tempo di sederci e di fare storytelling, cioè di raccontarci le storie anche con il nostro peggior nemico, allora ristabiliremo un rapporto di fiducia anche con lui, cioè capiremo le sue ragioni. Io pensavo pure con Berlusconi, no? Però ecco, cioè il senso era questo, no? Cioè di dire, quando Gesù dice ama il tuo nemico, e questo è rivolto al mondo, è perché uno arriva a credere, sperimentando nel piccolo, che quotidianamente se il mio dirimpettaio mette la macchina sotto casa, posso, dove non dovrebbe, posso arrivare a comprendere le sue ragioni, perché ci vediamo e ce lo raccontiamo, e poi magari passiamo ad un livello di fiducia in cui non te lo chiedo neanche più, ma mi fido che hai delle buone ragioni per farlo. Forse c'è un livello di fiducia superiore che attiene forse al mondo dell'anarchia, in cui tutti ci relazioniamo in questo modo, con una fiducia totale nella consapevolezza e nella coscienza di ciascuno, che è ad un livello tale che esprimerà sempre il meglio di quello che può. Non so se... Grazie Marta dei tuoi stimoli, e approfitto per lanciare, è ora il momento, no? Che Marta sarà uno dei lavoratori del pomeriggio, però a differenza degli altri dove ci sono parecchi lavoratori e si può passare, sarà, non dico di cosa ci sarà, ma saranno vari punti, uno può passare con i figli, con noi insieme, con amici eccetera, il lavoratore di Marta esige un'entrata e stare lì, ecco, quindi 10-15 persone, giusto? Non è che uno può stare 5 minuti e uscire, quindi invece ha voglia di rilassarsi e fare un'esperienza di pittura creativa, pittura particolare, di qua in questa stanza accanto, se non mi sbaglio, ci sarà il laboratorio di Marta, quindi le prime 10-12 persone, massimo 15, che arrivano, bambini e grandi, possono stare le due orette, un'oretta e mezzo il pomeriggio, gli altri vogliono girare fra i 6-7 lavoratori. Grazie, ho colto l'occasione per dire le cose pratiche, perché ci avviciniamo purtroppo, ma piano piano, abbiamo ancora una ventina di minuti, perché poi a mezzogiorno e mezzo
ci si sposta, ci si riunisce tutti i bambini, adolescenti, adulti di là, che c'è un altro momento curioso. Allora, figline, e poi dopo, allora Roberto c'ha una domanda. Io ho taciuto loro volendo, tipo, perché Andrea prima ha detto ma posso fare le conclusioni, ho detto non sapevo che concludere stamani, ci pensa lui, sicché fa le domande finali e le conclusioni mi aiutano loro, quindi io li ho taciuto ora. Roberto, domanda? Una domanda per Roberto. Volevo sapere, visto che la comunità è nata anche grazie al gesto dei gesuiti, qual è il ruolo dei gesuiti nella vostra comunità? Se è un ruolo presente oppure se è solo, diciamo, una funzione di padre spirituale, se entrano nella gestione della vostra comunità e quant'altro. Figline, è il tema grosso di come ingrandirsi e eccetera. Quest'anno a livello MCF, l'associazione nazionale, ha deciso di alternare. Quest'anno ci sono le agorà regionali e invece l'anno prossimo ci sarà di nuovo una agora nazionale, che sarà a Roma. Quindi in questi anni invece ci sono stati sempre dei momenti nazionali che abbiamo fatto in genere nel nord. E stavo deciso invece di alternarle e quindi di fare un momento nazionale e l'anno dopo di fare momenti regionali, proprio per dare valore alla territorialità. Quindi questo è un tentativo di rispondere a come mantenere quando un'associazione diventa grande, ecco, di dare fiducia alle realtà regionali. Grazie. Uno con i capelli non sente. Bravo. Io non potrei far parte di, se non ho. Sono fregato. No, comunità, se allora, io sono Chiara, moglie d'Alfredo, noi siamo tre famiglie a Figline Valdarno, la comunità è nata nel 2000 e appunto le tre famiglie, due sono dall'inizio e poi c'è stato un avvicendamento sulla terza famiglia, Susanna e Lorenzo sono con noi ormai da 3 anni e mezzo. E siamo in una struttura che ci è stata data e accomodata dalle diocesi, siamo stati fortunati che ce l'hanno data veramente pronta, quindi siamo tra le poche realtà. Siete un po' più fortunati in quel senso, perché non mi ha soltanto abbiamo ricevuto un grande dono. Ecco, io, Morena ha detto benissimo quello che tentiamo di vivere nel quotidiano, e appunto, la fiducia sta alla base di tutta la. Della fiducia, la Morena prima lo faceva capire, il poter dire io rimetto, ci ritento, voglio ricominciare ogni giorno ad avere fiducia in te, oltre che in se stessi, è una cosa importante, perché il pericolo è poi uno che smette, quando lei diceva se io faccio le litigate, interrompo le relazioni, poi cosa c'ho nel sacco? Niente, no? Invece capire che ogni giorno ritento è una cosa molto importante. C'è un'altra cosa che mi veniva in mente prima, no? Che è un po' complesso, sia tutti l'hanno detto un pochettino, questa cosa anche prima l'ho perso, no? Diceva è complesso, no? Di Vicenza, quello là, lui, che è complesso, no? Il vivere insieme comunque, mi veniva in mente una frase di, l'ho citata altre volte, no? Mi piace molto, è Tillesum, no? Che diceva nel suo diario, il discorso, cosa un po' finale, diceva la vita è veramente complessa, no? È veramente difficile da tenere tutto d'occhio, ma semplice potresti esserlo tu. Quindi è vero che è complesso lo stare insieme, oltre che riserva molte sorprese positive, forse anche meno, no? Però siamo sempre tentati di scaricare un po' questa complessità sugli altri. E invece se proviamo noi a essere semplici, forse tante cose, come diceva lei, no, vengono scremate, tanti problemi ce li facciamo incasinati, grossi, e poi andando veramente al succo ci troviamo che forse il nocciolo è un altro. E poi anche dei trucchi, no? Che se appunto, no? Che non fanno parte solo della nostra esperienza, ma il fatto di camminare insieme come se tutto dipendesse da me, e avendo una grande fiducia negli altri, cioè il fatto di dipendere da te ti vuol dire che a volte, si diceva l'altra volta, no? Uno cammina in gruppo e casomai non si accorge che sei da solo, gli altri sono dietro, sono davanti, il fatto di potersi aspettare, e queste sono sorprese. Quindi il fidarsi degli altri, punto, io penso che sia
un traguardo forse neanche di questa vita, no? Perché se no ci penso preclude il fatto di poter tentare ogni volta. Ecco, non è che voglio sempre insistere su questa cosa, però penso che il fatto di non scoraggiarci, di poter riprendere ogni giorno, sia una cosa molto importante, perché lo scoraggiamento può esserci, però il fatto di dire va bene, non è successo nulla, ci ritento, ci riprovo, ci rimetto dentro, mi rimetto in gioco, pensando e credendo di non essere perfetti, dà molta anche leggerezza, molto, dà anche comunque un po' di saggezza, perché via non si può essere pesanti tutto il giorno. Ecco, penso che comunque la gioia sia quella di poter avere vicino delle persone che sentono che tu ce la stai mettendo tutta e che gli altri sentano che anche tu hai questo sentimento verso di loro. Penso che questo sia molto importante. Grazie. Allora, si ringrazia tutti e sei gli adulti del condominio e sì, no, no, ci hanno tutto lo spazio loro per concludere. E volevo dire che accanto alla comunità c'è una ventina, 25 famiglie che vivono un'esperienza territoriale nella propria casa. E quindi diciamo che la vostra esperienza è importante anche per tutti noi che si vive a Firenze, Pontedera, si vive nelle varie case proprie. Abbiamo gruppi di condivisione. Però poi di sapere che qualcuno in Toscana c'è. E a noi ci dà la fiducia. Grazie. Io dico solo una cosa per rispondere alla domanda che avevo lasciato indietro prima e poi Andrea risponde alle altre cose. Verso l'esterno, cioè questo effettivamente a volte è un po', c'è un po' una dicotomia tra lo stile che si vive all'interno della comunità e le relazioni e fuori dalla comunità, che il mondo che ci circonda, la società, non è che vive proprio nello stesso modo. Molti di noi hanno professioni esterne, per cui io sono insegnante, quindi il mondo della scuola, perché lo sa, ma non è proprio un mondo tutto di fiducia, no? Come ogni mondo esterno. Allora io dico che il vivere quotidianamente questa ricerca di fidarsi, di svegliarsi, come diceva benissimo Giuseppe, cioè non si arriva mai, va riscelto ogni giorno, ogni mattina scelgo di vivere decidendo di guardare l'altro con uno sguardo benevolo, di fidarmi, va riscelto ogni giorno, però contamina il nostro essere personalmente, ma so che anche per gli altri così, contamina e contamina il tuo modo di relazionarti inevitabilmente, no? E quindi questa cosa a volte porta a risultati imprevisti, puoi trovare solidarietà e quindi chi si lascia contaminare, allora intorno a te si crea un ambiente magari lavorativo più bello, con le mamme, i compagni di classe della scuola, con dei figli, no? Degli altri genitori, nell'ambiente dello sport, dei figli, cioè si possa, oppure si crea tanta chiusura e resistenza, viene guardato con sospetto perché in questo modo un po' trasparente, un po' limpido, no? Di andare verso le persone, che è inevitabile, sei contaminato e lo porti, e allora lì sta, mi viene in mente tre parole: la tenacia, non arrenderti anche quando intorno vedi che comunque si crea diffidenza e anzi quasi ostilità, no? Oppure la vigilanza per restare comunque, tenere i piedi a volte in due scarpe, puoi fare in modo che si creano contaminazioni reciproche, no? E comunque non ingenui, insomma, furbi come serpenti, ma limpidi come colombe, insomma, cioè in fondo non bisogna neanche avere le fette di salame sugli occhi, bisogna imparare a vivere in entrambi i mondi, cioè non si può neanche pensare di andare in ambiente lavorativo qualunque, andare sul tram e pensare che tutti ci guardino in maniera con uno sguardo benevolo, che tutti siano pronti a pensare che sì, ci accompagniamo sul nostro cammino. No, ma sì, io ci credo e lo vivo quotidianamente come tanti, però bisogna rendersi conto che non è sempre così. La contaminazione c'è e secondo me è il nostro punto di forza, il nostro essere realmente profetici, essere dei piccoli granelli di sale anche e tenacemente aggrapparsi a questo e
prendere forza, insomma, dalla nostra stare comunità linfa e poi andare ovunque, insomma. Penso sia un bel servizio che possiamo fare a, al mondo, alla società. Grazie. Grazie. Settimana scorsa abbiamo chiuso la Gorà della Lombardia a Chiavenna, rileggendo e cercando di leggere quello che avevamo vissuto, guardando il primo paragrafo della lettera di Tesè di quest'anno, ecco. Per cui vi ripropongo lo stesso quest'oggi, e mi sembra anche un modo per vivere la realtà di un'associazione che si ingrandisce. Noi in contemporanea c'è la Gorà Toscana, la Gorà in Emilia Romagna, e settimana scorsa c'è stata la Gorà in Lombardia. E almeno so che in Lombardia si è lavorato sulla fiducia, qui sulla fiducia dell'Emilia Romagna non so qual era il tema, ma... Era in Veneto, lo sappiamo. Va bene, ok. Vabbè, scopriamo da scoprire. I pilastri, va bene. La fiducia nei pilastri, si ritorna. No, allora, noi non siamo degli eremiti, anche se alcune volte magari ci piacerebbe diventarlo, ci piacerebbe allontanarci un po' da questa società complessa, da questa società difficile in cui ci troviamo. Ma Martini ci diceva: voi non siete eremiti, la vostra dimensione di famiglia, i vostri figli vi impediscono di essere degli eremiti, voi siete gente che deve stare tra la gente, ecco. Nello stare tra la gente, cercando di promuovere delle forme di nuova solidarietà. Oggi abbiamo toccato tanti temi, quello dell'abitare, quello del lavorare, quello del consumare, quello di vivere il tempo sociale, cercando modi alternativi solidari. La necessità un po' di costruire una nuova solidarietà. Affinché una nuova solidarietà fra gli esseri umani fiorisca ad ogni livello, nelle famiglie, nelle comunità, nelle città e nei villaggi, fra i paesi e i continenti, sono necessarie decisioni coraggiose. E qui anche oggi abbiamo sentito delle decisioni coraggiose, sentiamo anche la fatica alcune volte di queste decisioni coraggiose. Ci dicevano il problema del terzo settore oggi è quello che il terzo settore si è sempre più professionalizzato, ma in questo processo di professionalizzazione delle cooperative, delle associazioni, delle realtà, si è rischiato di perdere l'anima. E quindi il tema un po' magari della dimensione, la dimensione fa paura, però la dimensione è anche un'opportunità. Se avessero una sola casa famiglia, accoglierebbero 5, 4, 6 bambini. Se ne hanno 10, ne accolgono 50. Certo, ma il problema dopo è quello, cioè di non perdere l'anima. E in qualche modo, quindi, per non perdere l'anima abbiamo bisogno, più che fare delle cose, abbiamo bisogno di capire quello che facciamo. Ci diceva Martini in un incontro: non ditemi quello che fate, ma quello che avete capito facendo quelle cose. Consapevoli dei pericoli e delle sofferenze che pesano sull'umanità e sul pianeta, non vorremmo lasciarci andare alla paura e alla rassegnazione. Mi sembra sempre più necessario che impariamo a disertare i profeti di sventura, perché viviamo in un mondo dove loro dominano, dove veramente molto spesso, anche grazie ai mass media, abbiamo continuamente dei ritorni da profeti di sventura, ecco. E invece siamo chiamati a costruire delle oasi, e le oasi ce ne sono tante. Ma cosa sono le oasi? E questo ci ha aiutato settimana scorsa appunto Padre Angelo, che ci citava la definizione di un geografo, che diceva che le oasi non sono luoghi baciati dalla fortuna, sono il frutto dell'opera paziente dell'uomo. Cioè, in un luogo dove ci sono delle minime condizioni, l'uomo riesce a costruire delle oasi nel deserto. Non è che l'oasi è un posto dove l'acqua scorre come se fosse, voglio dire, il Po, cioè, ce n'è in abbondanza, no, ce n'è poca. Ma è l'opera paziente dell'uomo che fa sì che quell'acqua possa far fiorire quel posto, ecco.
Per cui un po' nelle nostre, diciamo, nella nostra vita associativa, nelle nostre comunità, nelle case famiglie, in quello che facciamo, veramente, oltre al fare delle cose, la necessità di essere delle oasi, di essere dei luoghi, ecco, di accoglienza, dei luoghi dove ci si può dissetare. Tuttavia, la bella speranza umana è continuamente minacciata dal disincanto. Le difficoltà economiche sempre più pesanti, la complessità talvolta opprimente delle società, l'impotenza di fronte alle catastrofi naturali tende a soffocare i germogli di speranza. Per creare nuove solidarietà, non è forse venuto il momento di scoprire ancora di più le sorgenti della fiducia? Nessun essere umano, nessuna società può vivere senza fiducia. Le ferite di una fiducia tradita lasciano tracce profonde. E qui mi sembra che siamo un po' tutti maestri, nel senso che se abbiamo cercato di vivere dei percorsi di fiducia, abbiamo anche subito, abbiamo sicuramente delle tracce profonde di questa fiducia tradita. Ma ci sembra che l'elemento fondamentale è non crogiolarsi in queste ferite, cioè non lasciare che queste ferite autogiustifichino la nostra incapacità di ripartire, di riprendere un cammino di fiducia. Le ferite ci sono, ci vengono dette, ci sono, non possiamo negarle. Quando uno si taglia, magari quel segno gli rimarrà tutta la vita sulla pelle, ma comunque è chiamato a ripartire. La fiducia non è ingenuità cieca, non è una parola facile. Ogni giorno siamo chiamati... Dicevo, la fiducia non è ingenuità cieca, non è una parola facile, è il risultato di una scelta, è il frutto di una lotta interiore. Ogni giorno siamo chiamati a ripercorrere il cammino che dall'inquietudine porta verso la fiducia. La fiducia non è un percorso ostacoli che il mio vicino deve fare per raggiungere il mio santuario. È una scelta, è il frutto di una lotta interiore. Ogni giorno siamo chiamati a ripercorrere il cammino che dall'inquietudine porta verso la fiducia. Mi sembra che ci metta davanti un po' a questa alternativa. Ecco. O vivere nell'inquietudine della crisi, dei profeti di sventura, di quello che va male, di quello che viviamo, o in qualche modo provare a percorrere il cammino di fiducia, che parte da me, dalla mia famiglia. E quindi in qualche modo io riesco a uscire da quell'inquietudine che tende ad assalirmi nel quotidiano per aprirmi verso strade di fiducia. E così termino l'ultima riga di questo paragrafo: aprire delle strade di fiducia, ma lui ci diceva delle strade di speranza, ecco, risponde ad un'urgenza. Ecco, ci sembra che in quello che noi facciamo, quello che noi stiamo facendo, è cercare appunto di aprire delle strade di fiducia in mezzo alla gente in cui viviamo, essere un po' segni di speranza in mezzo al mondo che viviamo. Vi abbiamo riproposto questo paragrafo perché ci ha colpito e ci sembra che ci richiami molto a questa necessità di fare una scelta per abbandonare l'inquietudine e portarci verso la fiducia. Io sono molto carico di tante emozioni e altre volte ho chiuso con un semplice gioco. Chiedo aiuto a Francesco, Enzo tecnologico. Qui sarebbe da stare ancora ore, no? Però abbiamo altro, c'è un tempo per ogni cosa. Allora, questo giochetto è di provare a dire una parola, iniziando dai nostri, Silvia, Fabrizio, una parola, cosa di oggi? E Francesco ci aiuta a scrivercele, quindi al volo. Resistenza. Resistenza, grazie. Grazie.
Sì, vai. Una parola simile alla sua, resilienza. Resilienza. Passione. Passione, grazie. Patrizio. Esistenza. Esistenza. Silvia. Possibilità. Possibilità. Su, chi mi ha meritato venire da Lucca, Genova, da assolutamente sì, felicità. Felicità. Calenzano, Silvia. Susanna. Susanna, scusa. Gioia. Gioia. Mario. Fiorire. Fiorire. Cioè. Pazienza. Pazienza. Coraggio. Coraggio. Tolleranza. Tolleranza. Speranza. Speranza. Provocazione. Provocazione. Crescita. Crescita. Sorpresa. Sorpresa. Aiuto. Aiuto. Abbandono. Abbandono. Io, positività. Positività. Condivisione. Condivisione. Sana follia. Sana follia. Capire. 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 Possibilità. Scelta. Scelta. Dai, ce l'hai lì, ce l'hai lì. Quello che senti nel, che qui dentro che c'è? Armonia, grazie. Accoglienza. Accoglienza. Fede. Fede. Nuovi orizzonti. Nuovi orizzonti. Camminare. Chi l'ha detto camminare? Ah, camminare. Leggerezza. Leggerezza. Camminare insieme. Camminare insieme. Sorgente. Come? Sorgente. Sorgente. Buttarsi. Scusami. Buttarsi. Buttarsi. Futuro. Percorsi. Percorsi. Chiedere. Chiedere. Contaminare. Contaminare. Simone. Energia. Energia. Susanna. Stupore. Stupore. Si può dire dove? Mario, dice no, no, no. Per lei, dai, dai. Lievito. Lievito. Poi c'è la moglie. Per lei. Francesco. Riconoscersi bisognosi degli altri, non so come dire una parola. Credo che manchi amore. Amore. Francesco, mettici anche utopia. Rinascere dall'alto. Rinascere dall'alto. Non ce l'ha messa. Io volevo dire facilitatori, perché l'esperienza di Silvia ci dice, ma poi di tutti, vorrei ringraziare Patrizio, Morena, Andrea, Silvano e Graziella che hanno fatto viaggi per arrivare qui, facilitatori, perché io sono convinto che oggi pomeriggio, domani, in questa settimana, ognuno di noi potrà facilitare e contaminare altre persone, quindi facilitatori. Facilitiamoci. Facilitiamoci. Bene, allora. Applauso. Grazie. Questa prima parte che qualcuno ha definito pallosa. Non è vero, vero? Allora, concludiamo questa prima parte, adesso finalmente ci ritroviamo con i nostri bimbi, con i nostri adolescenti. Ricordo che durante il pomeriggio avremo una serie, prima di tutto un pezzettino musicale donato da una coppia che ha studiato per questo, che si svolgerà verso le 3 in chiesa. Poi avremo una serie di lavoratori